la mia famiglia capisce dove mi ero rifugiato all'ultima tappa di quel viaggio. Cosa sarebbe successo non lo so, però onestamente ad oggi posso dire con un pizzico di presunzione che mi ricordo ogni istante di quei momenti, e non in maniera confusa, in maniera assolutamente con molti dettagli. E quindi c'era, anche se in quel momento c'era uno sfasamento totale, uno squilibrio interiore e un'esaltazione forse eccessiva, c'era una certa chiarezza, tra virgolette, anche se non lo ero per certi versi, ma comunque ricordandomi nei dettagli, allora in teoria all'epoca, se io mi ricordo nei dettagli, proprio qui ci sono due persone, due carissimi amici che adesso abitano in una casa qui vicino a noi, e prima in quel periodo abitava una signora, e quindi ripeto, per farla breve, io scappo, arrivo in questo paese, arrivo d'ora, in pieno inverno, novembre, quindi faceva molto freddo, immaginate la freddo adesso, qua, come freddo, casa senza riscaldamento, ho rotto il vetro, perché io mi ero rifugiato, alla fine, tutto sommato, dopo che ero stato 48 ore per strada, avevo fisicamente anche solo il bisogno di arrivare in un punto fermo, in un punto che conoscevo, dove sono cresciuto. Non sono tornato a Roma, e io ho sbagliato, e ho scelto Rivodora, prima sono passato una mezz'oretta al ristorante torinese, non potrò mai dimenticare un piatto di tortellini, non so perché non ero passato da Angelo quel giorno, non lo so, però ero passato dal ristorante torinese, forse era chiuso, non lo so, non era chiuso. E mi hanno accolto come se fosse la mia famiglia. È stata una giornata per me, una serata indimenticabile. Vado via da loro e loro erano un po' allarmati, che avevano visto sicuramente, immaginate, mille volte più di come sono stasera. Voi immaginate, già adesso sono così, mille volte più. Però, ripeto, c'era, anche se nell'essere, lo sto dicendo oggi, mi sono responsabilizzato, c'era comunque una, e lo continuo a dire, lo dirò fin quando campo, una certa convinzione che non sarei arrivato a fare il passo che avevo annunciato. Questa è la mia convinzione, poi ovviamente nessuno ha la carta, le carte, non siamo non solo il Magotel ma nel Borghese. Insomma, mi rifugio là, mia sorella scopre finalmente che io ero lì, non avevo avvisati, e ovviamente si attiva, lascia il lavoro, immaginate una persona che ha un lavoro, lascia da Roma, prende il primo aereo. E giustamente una sorella disperata che ama, che cosa fa? In quei momenti, anche questo l'ho scoperto dopo, e io lo voglio sottolineare a voi presenti, quanto mi è e mi sta servendo questa serata, che per me è un momento magico. Cioè, non so adesso, in questo istante, se io sono qui con voi, perché non pensavo neanche di arrivare a questo argomento, però, visto che voi siete così attenti nell'ascoltarmi, e c'è in parte mia famiglia, per me è molto importante, perché significherebbe superare con una certa serenità, anche se mi vedete con un po' commosso e provato, ma come ci insegnano i nostri sommi poeti greci, soprattutto il maschio, laddove nasconde la propria debolezza, fa uno sbaglio enorme. E qui, caro papà, consentimi di dirti che un uomo, anche un maschio, può arrivare a commuoversi, perché ogni lacrima che cade è non solo per me una ricarica enorme, ma lo dovrebbe essere per tutti, anche per gli uomini, non solamente per le donne. Ma insomma, mia sorella viene qui a accompagnare una carissima amica che è presente anche questa sera, e giustamente ha affrontato a suo modo, con le sue forze, con le sue emozioni, con le sue debolezze, però anche, il caso, e quindi ha chiamato l'ambulanza, ha chiamato i carabinieri inizialmente, prima che lei arrivasse, se ne erano andati, sono ritornati, e giustamente da disperata, non sapeva più che cosa fare lei, perché io in quel momento non volevo neanche comunicare con lei, quindi giustamente lei ha detto, io devo affidarmi alle forze di polizia. E calcolate che questo fatto è la prima volta che lo racconto pubblicamente, io sui giornali, in TV ho raccontato tutto, però ripeto, oggi è una serata per me molto particolare, quindi alla fine i carabinieri, l'ambulanza, mi convincono ad andare in ospedale a Moncalieri per un controllo con uno psichiatra. Lì mia sorella è stata molto determinata, molto convinta nelle sue azioni, e quindi ha insistito quella sera, e quella è una piccola colpa, piccola, all'epoca ne ho fatto un dramma assoluto, e ancora oggi secondo me, con tutto che ho in parte superato quei momenti,
trovo che secondo me la chiave di lettura di quello che è successo e anche della difficoltà che poi noi qui abbiamo avuto, che abbiamo superato, ma che comunque esiste, che fa parte di noi. Noi siamo parte integrante dell'essenza dei nostri genitori, ma siamo anche ciò che mangiamo. E noi siamo ciò che mangiamo alla fine, no? Crescendomi, chissà quanti piatti di agnolotti che ho mangiato qua. Una parte, come direbbe di Benigni, una parte di me, una parte, e l'agnolotto di Angelo, e la lasagna di Miguel. È ovvio, l'insalata russa del tabacchino, che adesso non fanno più perché qua a mano ci chiudono tutto, adesso tra poco ci portano via le sedie mentre siamo qua. Angelo, rimani aperto, ma in questo paese le cose che c'erano chiudono, qua io devo come Totò, no? Mi devo tenere i piatti fisicamente così che ci portano via le cose. Insomma, a Moncalieri il medico, giustamente, sorella disperata, che poteva fare questo medico? Poi seduto lì, dico, c'ho tua sorella che insiste nel farla trattenere qualche giorno, e sono stato... ho accettato, perché sennò mi avrebbero fatto un trattamento sanitario obbligatorio, ho accettato il ricovero volontario. Però, e qui veramente concludo, che comincio a essere anche un po' stanco, entro in questo posto e non potrò mai dimenticare che cosa succede. E qui devo, purtroppo, non è una costruzione teatrale, ma io che amo il teatro, per farvi capire, devo mostrare che forse è la prima volta che i miei genitori sentono parlare in queste... e riportare con certi dettagli l'ambiente. Chi conosce i ripartini di psichiatria sono dei manicomi, ex manicomi, non sono più manicomi, ma ci sono questi posti, giustamente, dove vengono portate le persone che però fisicamente tentano il suicidio, fisicamente magari si impiccano e poi magari vengono trovati dai familiari, gente che completamente... Io entro in questo posto con la disperazione di una sorella che sa dove mi sta lasciando, però forse non è perfettamente consapevole di quello che avviene in questi posti, ma oggi, non prima, capisco che quello lei ha deciso di farlo perché non sapeva più come arrivare a trovare una comunicazione, quindi da disperata ha fatto probabilmente, secondo quelle che sono le state le sue posizioni, il passo più giusto. Per me no, perfettamente più giusto, perché per troppo amore si può sbagliare. E due persone che inizialmente non casualmente ho citato, Marco Ricciardelli e Fabrizio Leggioni e Mongetano, guarda caso, sono state entrambi, chi per un motivo, chi per l'altro, in un repartimento di psichiatria. E poi tutte e due, una volta che sono entrati lì, e non sono stati 6 giorni, non sono stati, io dopo praticamente 24 ore ho avuto 12 ore di libera uscita, quindi i medici, giustamente, poi Paolini lì, si sono stupiti, cioè, ma com'è che sta qua? Però io appena sono entrato lì ho detto, io qua devo fregare tutti i medici, io devo fare tutto quello che mi dicono, da furbacchione. Noi abbiamo Alberto Sodi, ci abbiamo dentro Alberto Sodi. Alberto Sodi ci ha insegnato non solo un grande cinema, ma essere anche un po' paracuti, come io nei training non pago, no? Alberto Sodi è italiano, tant'è vero che la critica dei film molto spesso si critica ad Alberto Sodi perché ha rappresentato l'italiano furbacchione. Allora io mi sono messo Alberto Sodi a puttare, adesso io che faccio? Che sì, prego tutti qua. Ho cominciato ovviamente a che cosa fare? A capire che io dovevo interagire con tutti quanti i pazienti, e lì, consentitemi, è stato forse là, non solo la mia furberia, ma anche la mia abilità a non giudicare, a non osservare negli altri l'anomalia. Quante volte vi capita a voi di salire su un autobus e si siede magari a fianco a voi, dopo che vi siete seduti, un barbone che proprio è... A me è capitato, non ho visto voi, ma è capitato di vedere la persona che si è alzata. Voi vi siete mai chiesti che cosa significa? Lo chiedo anche a mia sorella, alzarsi di fronte ad una persona che sta lì. Ma voi pensate che quella persona sia realmente matta? Magari è completamente fuori di testa, ma si accorge perfettamente che una persona si alza perché è in quelle condizioni. Ma ci chiediamo perché è in quelle condizioni. Io quando incontro una persona del genere cerco in tutti i modi di fare le domande. Tutti gli altri mi guardano come se fossi già so Paolini, già so strano, poi dice, guarda, questo è già strano, si mette a parlare con questi, due strani fanno la comunetta. Ma perché io voglio capire anche questo? Allora io quei giorni, e veramente vi lascio così, quei giorni sono stati i 6 giorni più drammatici della mia vita, ma anche i 6 giorni più belli, perché una cosa l'ho capita. Uno, la grande fortuna che ho di essere ciò che sono. La grande fortuna di avere una famiglia che mi ama, e ritengo anch'io di amare i miei genitori e le mie sorelle, avere degli amici, e qui c'è
un'amica a cui voglio molto bene, e tu lo sai, genitori anche che sono qui presenti, che erano presenti casualmente quel giorno lì, non c'erano i miei genitori che erano a Roma, c'era lei che ha sostituito degnamente mamma, c'era anche Jeff, il papà di Simona, ma io in quei posti ho capito da subito, io già la sera mi seguo a mangiare lì, Marie, una francese, come se fosse in questo momento qua, rimette sul tavolo, a un certo punto, ve lo giuro, questa persona rimette sul tavolo, io che mangio con le due forchette, io che non assaggio un piatto di pasta se me lo tocca la mamma, sono fatto così. I medici, subito i medici, un medico che vede la scena, ma signor Polini, signor Polini!